Ciao a tutta la comunità pontecorvese. Ci ritroviamo qui per parlare sempre dell'evento principe della città, che è l'evento del Carnevale, quest'anno la 68ª edizione. Così come sabato, anche con sofferenza, ho dovuto prendere una decisione per me difficile, ma scontata, facilissima. Per il cuore, per l'anima, quella di sospendere i festeggiamenti della 68ª edizione del Carnevale, sono qui invece a dirvi che altrettanto facilmente, con la serenità d'animo che ritengo mi appartenga, quella di comunicarvi che domenica 23 si svolgerà regolarmente la 68ª edizione, come è giusto che sia, come è giusto che si facesse. Per mostrare le opere d'arte che i carristi hanno fatto all'intera città, all'intero territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale, e soprattutto in ricordo delle vittime dell'incidente di venerdì sera. Questo perché la nostra vicinanza alle famiglie è stato da poco sottolineato dalla famiglia di Luca Forte con un messaggio importante di ringraziamento all'amministrazione che ha voluto sospendere il 16 gli eventi carnevaleschi, ma allo stesso tempo con l'apprezzamento che il 23 comunque il carnevale si deve fare, perché sicuramente la famiglia di Tommaso ne sarebbe contenta e la famiglia di Luca lo ha sottolineato. Luca, che è un giovane brillante, un giovane che ha dedicato gran parte della sua breve vita alla musica, ad adorare la musica, a farla ascoltare agli altri, a trasmetterla agli altri con il proprio cuore, non poteva che accettare questa decisione. E quindi il Carnevale, che è l'evento clou dell'amministrazione, di qualsiasi amministrazione, ma l'evento clou che caratterizza la città di Pontecorvo, è giusto che domenica si svolga. E per questo noi, che in giunta ieri abbiamo proclamato il lutto cittadino durante le esequie, come è giusto che fosse, così altrettanto con serenità diciamo che domenica 23 dobbiamo divertirci tutti insieme nel nome delle vittime degli incidenti, della strada, nel nome di Luca, ma anche nel nome di tutti quei giovani che ci hanno lasciato quest'anno, ci hanno lasciato tragicamente, chi che per cause naturali come Gianluca o altri, chi per incidente come Fabio, Roberto, chi per incidenti sul lavoro come Fabrizio e per ultimo le vittime degli incidenti sulla strada di venerdì sera. Venerdì che non era una giornata normale, era la festa degli innamorati. E si può essere innamorati della propria donna, come si può essere innamorato dei propri figli, come si può essere innamorati dei genitori, come si può essere innamorati della musica. E Luca era innamorato della musica. E quindi io ringrazio la famiglia che ha voluto condividere con noi la scelta di sospendere i festeggiamenti sabato, ma li ringrazio perché dopo il dolore stanno affrontando con serenità il proseguio della vita. Perché purtroppo, per fortuna, la vita continua e così come dobbiamo essere composti nei momenti di dolore, dobbiamo poterci divertire dedicando loro questa giornata di festeggiamenti. E comunicandovi che domenica 23 si svolgerà regolarmente il carnevale, invito i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti a divertirsi nel nome di tutti quei giovani che hanno perso la vita, nel nome de alto della comunità pontecorvese.